Ciao ragazzi, prima uscita dell'anno, oggi non ho saputo resistere e sono venuto a fare due lanci a basse. Era da un bel po' che non andavo a basse, ho montato la canna e mi sembrava quasi una prima uscita, veramente un'emozione grandissima. Sono arrivato e come al solito dopo quattro lanci avevo montato il fluoro nuovo e probabilmente era da un po' che era lì imbobinato a casa e quindi ho fatto subito un bel groviglio e ho buttato via 20 metri di filo. Però dopo due lanci, bam, un'esplosione ed è arrivato il primo bass dell'anno. Adesso vi posto la foto. Allora, la situazione è questa: i bass sono in piena attività in questo momento. Ho due passi dopo il primo bass, ho avuto un'altra mangiata molto molto corta e assaggiato tipo l'esca e l'ho lasciata lì ferma. È ritornato e ho provato a ferrarlo, ma ha tenuto solo in bocca l'esca, è venuto a galla, si è girato e è andato via. Non mi sono dato per vinto e ho fatto altri 4-5 passi. E ho continuato sempre con la stessa tecnica, molto molto lento sul fondo, e subito dopo bam, un altro bellissimo bass, incredibile, una giornata pazzesca. Siamo alla fine di febbraio e oggi ci sono circa 13-14 gradi, sole, un bel sole, una leggera brezza. È veramente un momento di attività allucinante. Penso 50 metri, ho fatto tre mangiate di tre bass veramente bellissimi. Guardate la bocca. Come vedete, e come vi dicevo, mangiano molto molto corti, mangiano sulla bocca. Pesce fantastico. Fantastico. Allora, questo ultimo bass, il quinto, ha mangiato sempre molto molto vicino alla riva, però era molto più combattivo rispetto agli altri. E comunque un pesce che aveva già visto parecchie esche ed era stato catturato più di una volta. Credo sia il pesce più grosso che ho preso in questo tratto. L'avevo già preso 2 o 3 anni fa, la taglia secondo me è la stessa, lo riconosco perché ha la coda divisa a metà, diciamo, e non avevo mai preso nessun altro pesce con quel particolare, chiamiamolo, difetto, anche se forse è meglio chiamarlo segno di riconoscimento. Credo sia di questo tratto il pesce rimasto più grosso. Purtroppo ormai la popolazione in questo tratto è molto poca. Ci sono restati una ventina, una trentina al massimo di esemplari, tutti abbastanza belli. Però la cosa che mi dà veramente fiducia è che l'anno scorso avevo fatto molti molti cappotti qua, tranne qualche pescata carina a inizio stagione, però vi assicuro che vedere 5 mangiate alla fine di febbraio, in un momento in cui comunque c'è del sole, ma non è ancora, la stagione a basso non è ancora partita, mi fa ben sperare. Spero vivamente che quest'anno anche questo posto possa rinascere.
volevo fare la chiusura di giornata, purtroppo ho rotto e vabbè, finita comunque benissimo la giornata, non poteva andare meglio. Ringrazio tutti quelli che mi seguono e che comunque mi danno stimoli per continuare a fare del mio meglio per portare su questo canale tantissime diverse esperienze. Spero vi possano essere di aiuto. E se volete qualcosa di diverso, lasciate qualche commento. Ciao ragazzi!